Si è svolto a Palazzo Lascaris lunedì 2 ottobre il convegno Processi migratori e migratori nella storia dell'ultimo secolo tra accoglienza, pregiudizio, intolleranza e razzismo, organizzato in collaborazione con la Fondazione Onlus Giorgio Amendola. Nel corso dell'incontro, realizzato in occasione del 90° anniversario della morte di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, è stata esaminata la drammatica vicenda dei due italiani condannati alla sedia elettrica negli Stati Uniti. Parallelamente è stata allestita nel cortile d'onore di Palazzo Lascaris anche una mostra iconografica sul tema delle migrazioni e sulla storia dei due compatrioti giunti in America con il sogno di una vita migliore. Beh, sicuramente un'iniziativa importante per ricordare i 90 anni della morte di Nicola Sacco e di Bartolomeo Vanzetti, ma è soprattutto un modo per fare il punto sul presente. 90 anni fa venivano mandati sulla sedia elettrica due anarchici italiani con un processo assolutamente discutibile sulla base di un pregiudizio nei confronti di un gruppo umano, gruppo etnico ritenuto scomodo. È un memento anche per le cose dell'oggi, di come noi dobbiamo evitare nel rapportarci a grandi fenomeni migratori che riguardano il mondo, l'Europa e il nostro paese, senza pregiudizi, guardando sempre al merito delle questioni e con il coraggio di affrontare il governo dei processi. Leggere la vicenda di Sacco e Vanzetti a quei tempi nell'ottica contemporanea ci aiuta forse a capire come le ideologie, che siano di matrice politica o di matrice religiosa, vengono spesso usate sulla pelle dei poveri, di chi chiede riscatto, come strumenti di violenza, di repressione, di morte, e quindi ci aiuta a rileggere quella vicenda oggi ai nostri tempi, ci aiuta a capire che cosa avviene con le migrazioni dei paesi poveri che oggi arrivano nel nostro continente e che sono strumentalizzate per la loro matrice ideologica, in questo caso religiosa, come a suo tempo Sacco e Vanzetti venivano strumentalizzati per la loro vicenda e matrice ideologica di tipo politico. La Puglia e il Piemonte sono legate da una storia dell'emigrazione che attraversa tutto il Novecento, e la vicenda drammatica di Sacco e Vanzetti mette in luce gli aspetti più drammatici, soprattutto i muri che si sono creati nel tempo sulla vicenda migratoria. E tuttavia la solidarietà ha rappresentato nella memoria di Sacco e Vanzetti, ma in tutta la storia delle emigrazioni, non solo interna tra la Puglia e il Piemonte, ma tra l'Italia e le Americhe, tra l'Italia e l'Europa. Parliamo di immigrazione, parliamo di pregiudizio, di razzismo, di intolleranza. Parlare di Sacco e Vanzetti vuol dire leggere quell'ingiustizia subita dai due italiani anarchici 90 anni fa, ma vuol dire anche leggere il nostro presente e capire come oggi la società, le società democratiche stanno diventando sempre più intolleranti. A questo punto c'è un collegamento proprio tra passato, presente e futuro. Quello che ci insegna Sacco e Vanzetti è che solo attraverso una politica dell'accoglienza e della tolleranza si può guardare al futuro con ottimismo.